Scontri a Gerusalemme dentro la moschea di Al-Aqsa. La polizia israeliana dichiara di non essere entrata nel luogo sacro, ma di essere intervenuta all'esterno dopo che gruppi di palestinesi avevano lanciato bottiglie Molotov e petardi contro le forze di sicurezza che sorvegliano la spianata circostante. Per il ministro della sicurezza Gilad Erdan, facinorosi barricatisi di notte avevano introdotto ordigni esplosivi, il tutto a poche ore dalla celebrazione del Capodanno ebraico. Testimoni musulmani affermano invece che gli agenti sarebbero entrati nella moschea fino al pulpito e alcuni tappeti usati per le preghiere sarebbero stati parzialmente bruciati. Negli incidenti, proseguiti durante la mattinata, le forze dell'ordine hanno utilizzato gas lacrimogeni e granate assordanti. La tensione attorno alla spianata delle moschee è risalita in seguito alla recente decisione israeliana di dichiarare fuori legge il movimento dei Murabitun, un gruppo musulmano che afferma di voler difendere la spianata delle moschee.